Tra le opere più significative attualmente in corso di realizzazione si segnala l'intervento di ampliamento alla terza corsia dei 23 km della A9 Milano-Como nella tratta compresa tra l'interconnessione di Leinate e la barriera di Como Grandate fino allo svincolo di Como Sud. L'intervento, previsto dal quarto atto aggiuntivo, è stato caratterizzato da un iter autorizzativo molto complesso per l'opposizione di uno dei 17 comuni interessati dai lavori, che ha richiesto l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si è concluso con l'emissione del provvedimento di intesa Stato-Regione solo dopo l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. I lavori, definitivamente consegnati alla società Pavimental nel mese di aprile 2010, sono attualmente in via di ultimazione. Nel mese di maggio 2012, con 10 mesi di anticipo rispetto al programma contrattuale, si apre infatti al traffico l'intera carreggiata in direzione nord, compresa tra l'interconnessione di Leinate e la barriera di Como Grandate. Per il prossimo esodo estivo 2012 è previsto il completamento dell'intera opera grazie all'apertura al traffico dell'intera carreggiata di 23 km anche in direzione sud, con un anticipo di 8 mesi rispetto al programma contrattuale. Prova dell'eccezionale anticipazione dovuta all'affidamento diretto è anche l'apertura al traffico di altre importanti opere già realizzate che insistono sul tratto in ampliamento. Tra queste, l'interconnessione tra l'autostrada A8 Milano-Varese e l'autostrada A9 Milano-Como, aperta al traffico il 26 luglio 2011, 14 mesi in anticipo rispetto a quanto previsto dal programma lavori, e lo svincolo di Origiu-Boldo, la cui apertura al traffico è avvenuta in data 16 dicembre 2011. L'ampliamento dei 23 km dell'autostrada A9, che ha comportato per Autostrade per l'Italia un investimento di circa 430 milioni di euro, prevede tra l'altro l'installazione di 14 km di barriere antirumore e la realizzazione della quinta corsia nella tratta di 4,4 km tra l'interconnessione di Leinate e la barriera di Milano Nord, un intervento derivante da una prescrizione della Conferenza dei Servizi. Per la quinta corsia, nel novembre 2010, è stata attivata la procedura di valutazione di impatto ambientale, per la quale il 25 gennaio 2012 è stato ottenuto il parere favorevole della Regione Lombardia. Si è ora in attesa che venga emesso il relativo decreto da parte del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni e Attività Culturali.